Allora, un caro saluto a tutti quanti. Cosa stiamo vedendo in questo specifico momento, in questa immagine che state vedendo ora? Beh, è molto semplice. Per quanto io abbia fatto la ricerca sul Windows Store della versione attualmente disponibile di Windows 11 e non ne abbia trovato traccia, quindi non ne troverete traccia neanche voi, quello che state vedendo è il Windows Subsystem for Android, ovvero... Beh, allora, XDA, che è il portale che ha dato l'annuncio di questa futura apertura di Android, semplicemente quello che stiamo vedendo ci dice che le app Android in futuro saranno nativamente a disposizione, fruibili tranquillamente anche su sistemi operativi Windows 11. In teoria... Tutto questo sarà ufficiale, disponibile, funzionante e bla 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 già dal 5 di ottobre. Questo è quello che Microsoft in teoria al tempo aveva annunciato, ovvero appunto questo super supporto. Giusto per aprire una parentesi, ma non per dire sempre, vabbè, allora anche, però... come sia stato detto in altri podcast in cui abbiamo parlato di queste cose, se utilizzate il processore M1, quindi i nuovi processori, di Apple, il supporto per le app che voi acquistate su iOS gireranno anche su macOS, che tra l'altro è questo inizio ormai già da un po' di transizione, di periodo di transizione nel passaggio da Windows, già da iOS a macOS con la fusione delle due realtà, ma tenendole comunque separate. In futuro, prestissimo, sarà esattamente così. Peraltro, il processore M1 è già all'interno di uno dei di uno degli iPad, quindi le architetture, soprattutto dello scorso anno di iPhone e iPad ormai sono praticamente lì. Con l'M1 ci sono piccolissime differenze, poi immagino col 13, insomma, ormai nei prossimi anni correranno per essere praticamente gli stessi, identici processori, quindi il passaggio sarà sempre più immediato. Ma chiusiamo un attimo la parentesi Apple, non era questo l'argomento, ma per farvi capire che anche dal fronte Apple si avvia questo tipo di procedimento. Sul fronte invece Microsoft, Android potrebbe avere tutto questo discorso di app fruibili anche da Windows 11. È importante questa cosa? Sì, non solo è importante, oserei dire fondamentale, perché ci sono tante app e non ci riferiamo ovviamente soltanto ai giochi, ma anche ai giochi, comunque app che esistono e funzionano e uno magari potrebbe acquistarle proprio ed esclusivamente solo su Android, perché magari quel tipo di app è disegnata in un modo che è super comoda, ma i computer del futuro non sono più computer, i computer del futuro sono macchine ormai, anzi addirittura il desktop in sé tradizionale sparirà probabilmente come logica, rimarrà ovviamente, dico sparirà, mi riferisco sempre alla nicchia. Se una volta era il 100% negli anni 90, mettiamoci una percentuale minore per qualche portatile che comunque ovviamente negli anni 90 veniva venduto, però comunque parliamo di nicchia sul fronte portatile, ormai oggi il computer desktop tende ad essere ormai una minoranza o comunque un ibrido. Esistono PC desktop con hardware da portatile in modo tale da essere più portatili loro, fisicamente più piccoli, si agganciano dentro. Insomma, c'è tutto un sistema di travaso, di passaggio. Windows 11 già il 10 lo era, assolutamente lo era, ma già l'11 oltretutto sappiamo essere stato scritto specificamente inizialmente per le ceneri di Windows X, quindi una parte mobile molto preponderante, ovviamente la parte di Windows 11 che sta in questo momento arrivando
per tutti vedrà comunque questo avvio di ibridi. E allora perché, se io ho acquistato qualcosa su Android, non lo posso sfruttare anche su Windows? Magari esserci ormai questa logica di scrittura di codice sovrapponibile nel senso buono, unibile, che è un termine che fa schifo, comunque sfruttabile, diciamo, su vari dispositivi. Questa è una cosa che, per quanto semplice, per quanto stupida, se volete, ha in realtà nascosta una grandi potenzialità anche di sviluppo futuro. E magari per me, che io di Android ho avuto un solo terminale, però chissà quante app io potrei acquistare, o magari da un certo punto di vista smettere di acquistare lato iOS e dire: guarda, le compro lato Android e le sfrutto poi su PC. O perché no, ho un account Google fuso con l'account Microsoft e inizio a sfruttare queste icone sul PC, e questo mi invoglierà in un futuro ad avere più Android che iOS, perché è un ecosistema che si espande. Anche questo, ragazzi, sono tutte considerazioni che non vanno prese unicamente come: ah, ok, questa cosa qui arriva anche su Android e basta, fine. No, ma che permettono di fare dei ragionamenti, peraltro anche molto interessanti ed evocativi, se vogliamo, perché ispirano tante cose che ci possono in futuro essere. Quindi è sicuramente emblematico il fatto che Microsoft al momento non ne stia parlando, lo aveva annunciato, è comparsa questa cosa, quindi noi siamo ben felici, ma sicuramente Microsoft ha chiuso un attimino le orecchie, la bocca su questo argomento, ma non perché non ci sarà, magari ci sarà e inizialmente sarà in sordina, oppure magari l'anno prossimo faranno questo mega boom di annuncio con questo tipo di specifica. Non lo sappiamo, è plausibile però immaginare questo tipo di scenario, e noi ovviamente saremo lì a testare, a vedere e a parlarne. Grazie a tutti, al prossimo video, ciao!